due direzioni. La prima è la tutela dei più deboli, quindi penso al bonus occhiali che può far sorridere una persona come me, ma per certe famiglie il limite fissato è 10.000 lire, è importantissimo avere un bonus magari anche superiore ai 50 euro per mettere gli occhiali al bambino che deve andare a scuola e non ha la possibilità, e hanno un costo rilevante, parlo da padre che fa occhiali ai figli ogni anno. Quindi dall'altra parte interventi che aiutano a far ripartire settori che si sono fermati. E quando da una parte è importante l'ISEE, quando parliamo invece di settori fermi, l'ISEE non c'entra nulla, ci mancava certo. L'ambulanza. No vabbè, ma la sentiamo Crosetto, ma la questione più in generale, si punta ai bonus perché non si ha capacità di aggredire il sistema fiscale nel suo complesso? Non c'è voglia di fare scelte nel sistema fiscale, oltretutto si utilizzano metodi come il click day che sono dei metodi surreali, cioè noi dovremmo partire con sistemi che non coinvolgano, non vadano all'assalto dei sistemi informatici dello Stato, ma che magari arrivino direttamente o nella busta paga per chi riceve una busta paga, no? O nella dichiarazione dei redditi per chi fa la dichiarazione certo. Dei redditi, semplificando notevolmente anche l'impatto che c'è sulla pubblica amministrazione. Dall'altra parte volevo fare una segnalazione, perché quello che brevemente che devo chiudere, Crosetto? No, solo una battuta. Ricordiamoci che dietro dei consumi ricchi ci sono operai poveri. Certo. Ci sono persone che pensano che comprare uno yacht sia un errore, ma gli stipendi di quelli che li fanno sono stipendi normali, per cui tutti i consumi dei settori in crisi, anche quelli più ricchi, vanno tutelati. Allora, ci fermiamo. Abbiamo parlato tanto di un fisco che dà, che è agevola. Dopo il break riparliamo invece di quello che normalmente fa il fisco.